Posso? Vai. Sì, mi senti? Posso iniziare? Sì, ok. Allora, intanto Ok, vai. buongiorno a tutti, a chi conosco. Sì. Probabilmente arrivo con un po' di ritardo rispetto alla. Allora, dicevo, buongiorno a tutti quelli che conosco e quelli che non conosco. È un po' triste essere qua a casa, in effetti, dove potremmo essere a Venezia, vicino a Venezia, insomma, anche a goderci le bellezze di quel posto, ma non importa. Ho poco tempo e tantissime cose che ho fatto, che ho cercato e che ho creato, che ho messo a vostra disposizione dalla segreteria. Anzi, devo ringraziare Elena ed Emanuela che sono efficientissime. E iniziamo subito. Vado veloce. Ovviamente volevo lasciarmi qualche minuto alla fine per poter poi ascoltarvi e vedere se ci sono domande. La prima parte ricalca un po' una sessione che ho fatto l'anno scorso, penso che questo sia il mio sesto anno, credo, al MED, quest'anno, il quinto, il sesto, non mi ricordo. E l'anno scorso io parlavo, il mio intervento si intitolava Cercare aghi nei pagliai, cioè cercare in internet in maniera efficace. Io credo che questo sia una competenza importantissima per dei docenti, perché ovviamente il tempo è poco e poi ormai con la DAD il problema è che noi abbiamo troppo materiale da cui attingere. Cioè, il problema è un problema di, non dico spazzatura digitale, però sicuramente se noi cerchiamo materiale di qualità è ovvio che non è così facile reperirli in rete. Da dove parte una ricerca efficace? Innanzitutto dal fatto di avere delle idee abbastanza chiare. Una cosa è fare browsing, una cosa è fare searching, cioè se noi abbiamo un'idea chiara di quello che vogliamo cercare, probabilmente riusciremo a trovare meglio quello che cerchiamo. Scusate la tautologia, ma non è così scontata. Allora, intanto facciamo la presentazione così. Vi dico una cosa velocissima, poi lo vedrete, ovviamente voi non lo leggete, questo perché è scritto in piccolo. Google fa dei corsi di ricerca, sono in inglese, però ci sono le trascrizioni, quindi io vi consiglio, schiacciando questo link, andrete direttamente al corso, sono gratuiti e sono abbastanza efficaci, cioè fare un corso sulla ricerca secondo me è qualcosa di importante perché noi usiamo questa ricerca per lavorare, quindi ci sono dei professionisti, ci spiegano anche come funzionano i famosi algoritmi di Google, cui si parlava poco fa in plenaria. Quindi se schiacciate questo, se andate su questo link, troverete dei corsi abbastanza interessanti. E iniziamo. Consigli iniziali. Cercare il nocciolo del problema. È banale, lo so che dire una cosa del genere, però cioè, cercare qualcosa significa. È un'operazione molto, molto familiare per noi insegnanti perché avere in mente le parole chiave. Cioè, noi che cosa stiamo veramente cercando? Quali sono le parole che mi possono permettere di andare a cercare le informazioni quintessenziate che sto cercando? Poi, semplificare. È vero che il web sta diventando sempre più semantico, ma è anche vero che, insomma, non c'è bisogno di scrivere tutto il primo paragrafo dei Promessi Sposi per andare a cercare i Promessi Sposi. Usare parole in maniera giusta descrivendo. Se io metto software gestionale, lui sa esattamente, il motore sa esattamente cosa andare a cercare invece di scrivere programmi di gestione per le aziende. Poi ci sono dei suggerimenti che di solito, come diceva Davide poco fa, fanno parte di una nostra bolla di Google. Perché Google, come diceva Davide, prende le scelte precedenti e ci costruisce un mondo intorno. C'è un modo per poter, come dire, aggirare questo ostacolo ed è la navigazione in incognito. Se voi utilizzate la navigazione in incognito, praticamente Google non entra in questo nostro mondo, diciamo, di dati che ci costruisce intorno. Ci sono anche altri modi molto più tranchant, per esempio l'utilizzo di altri motori di ricerca, per esempio l'utilizzo dei cosiddetti browser Tor, ma andremmo a fare un discorso un po' troppo complicato, un po' troppo tecnico, che esula da una sessione parallela. Poi, non vi preoccupate di scrivere giusto.
Io ho insegnato italiano per tanto tempo, questa cosa mi fa sempre un po' ribrezzo dirla, però fregatemene di accenti, di maiuscole, di punteggiature. Lui non tenne conto di queste variabili, quindi lui, quando parlo di lui con la L maiuscola parlo del motore di ricerca. Poi, se trovate qualcosa di interessante, mettetelo in cronologia e magari, o tra preferiti, magari trovate qualcosa che in quel momento non vi serve, però mettetelo da qualche parte e vedete che prima o poi vi trova utile. Questi sono i costi iniziali. Vado veloce perché in effetti ci sarebbe tanto da dire. Ah, utilizzate gli operatori booleani, che sarebbero gli spazi, i caratteri jolly, più e meno, eccetera, eccetera. Però questo ve li spiego adesso. Allora, se io scrivo Andrea Fossati, scusate l'autoreferenzialità su Google, lui cercherà tutti gli Andrea, tutti gli Andrea Fossati e tutti i Fossati Andrea. E mi ritornerà circa 2 milioni e mezzo di risultati. Se io metto per esempio meno Andrea Fossati, allora lui cercherà tutti, no, per esempio scrivo, non so, scuole di Palermo meno Andrea Fossati, cercherà tutte le scuole di Palermo che non contengono la stringa Andrea Fossati. Se io per esempio metto invece, vedete, non so se si vede bene, non vi sento, il segno questo la chiamo cediglia, io non so come si dica in italiano, insomma l'accento circonflesso, cercherà i sinonimi. Un'altra cosa interessante è che se io metto tra virgolette una stringa di testo, lui cercherà esattamente quella stringa, cioè se io metto tra virgolette Andrea Fossati, lui cercherà solo Andrea e Fossati in questo ordine. Guardate che questa cosa sembra banale, ma anche questa taglia un sacco di risultati, perché non so se è chiara l'idea, è cercare meno risultati, non più risultati, quello che noi ci prefiggiamo. C'è anche un altro comando, define, che cerca la definizione della parola. Vado avanti. Allora, ci sarebbe quello per immagini, però casomai lo faccio alla fine perché è un tipo di ricerca, diciamo, settoriale e quindi non mi interessa in questo momento. Invece voglio parlare appunto dei comandi di Google. Allora, intanto, ho detto prima una cosa interessante, cioè quella, almeno per me è interessante, quella del fatto. Scusate, c'è qualcuno con il microfono aperto, ma Sì, ci sono due partecipanti con il microfono aperto. Evelina, no, adesso è solo Evelina De Nardis. Nel frattempo ti ho nominato host e mi sono tolto la facoltà di rendere muti i partecipanti, quindi. ma io in questo momento sono Eh completamente, sì. diciamo, sto guardando la mia Sì, diapositiva, quindi certo. non potete dire. Invito Evelina e Luigi a spegnere i loro microfoni se mi sentono. Ma non mi sentono. Sì, Luigi ha sentito. Evelina no. Evelina non sente. Va bene, continua, Andrea. Mi dà un po' fastidio, comunque vado avanti. Sì. Vi stavo dicendo, negli ultimi 2 anni è successa una rivoluzione incredibile, perché siamo passati dalla ricerca scritta alla ricerca detta. L'introduzione di Alexa, di Google, come si chiama, l'assistente Google e di tutti questi Siri, tutti questi, come dire, assistenti alla ricerca ha costretto le case di software a fare una rivoluzione. Diciamo, a parte la mia macchina che ha un riconoscimento vocale, diciamo, primitivo del Giurassico e quindi quando io gli chiedo di portarmi a scuola mi porta da tutt'altra parte, però non è online, tutti gli assistenti online sono in questo momento autoapprendenti, cioè praticamente più noi parliamo più apprendono la nostra voce, le nostre inflessioni. Quindi è chiaro che si va verso un web connesso sintatticamente. Connesso semanticamente, cioè che capisce quello che noi diciamo e capisce anche le inflessioni. Un tempo si poteva, per esempio, cioè si doveva dire punto di domanda quando si dettava qualcosa, adesso mi sono reso conto che sempre più spesso lo capisce dall'inflessione l'assistente. Questo è abbastanza interessante. Ciò nonostante, se noi continuiamo a cercare in maniera scritta, ci sono dei comandi, cioè Google ha dei comandi.
che hanno questa sintassi. Noi dobbiamo mettere il nome del comando, due punti e il dato da cercare. Ora mi spiego in maniera molto molto veloce. Allora, ricerche relative a un sito web. Io vi chiedo scusa, avrei anche la possibilità di farvi vedere tutti gli esempi, però ve ne farò vedere veramente pochi perché abbiamo poco tempo e c'è tutta la parte dei repository, quindi devo essere un pochettino stringato, un poco sintetico. Allora, se io cerco, voglio cercare, non so, i promessi sposi, c'ho poco fa, la prima cosa che mi viene in mente, mi piacerebbe sapere tutto quello che c'è sui promessi sposi in un sito particolarmente interessante per me, che è quello della RAI. Allora, che cosa faccio? Scrivo site, due punti, il nome di quello che sto cercando, quindi promessi sposi, dopodiché metto, site, due punti, il nome del sito della RAI, quindi rai.it, www.rai.it, e poi metto promessi sposi. Che cosa fa? Vediamo se in diretta riesco a farlo, è così, vediamo un po', Io devo interrompere la condivisione dello schermo e vediamo se ci arrivo. Vi faccio vedere una cosa in maniera... Vediamo, scusatemi. Ecco qua. Sono un pochettino... Diciamo, a me piace far vedere le cose in diretta. Allora, se per esempio dico site, due punti... Andrea, non si vede. Sì, lo so, lo sto scrivendo e poi ve lo condivido. E purtroppo, aspettate un attimo. Promessi sposi, intanto vedete me però, sposi, sì. Allora vediamo un po' che cosa succede, eccolo qua, allora vediamo, zoom, apro zoom e condivido lo schermo, condivido dunque, eccolo qua, condividi, io non so se si veda bene. Ciao Nino Faro, che ti vedo adesso in questo momento. Allora, vedete, io ho messo site, due punti, www.rai.it e poi ho messo la cosa che cercavo. Se voi guardate, tutte le mie ricerche portano dentro rai.it e all'interno di rai.it ha cercato quello che chiedevo io, cioè i promessi sposi. Vi faccio vedere solo questo perché ora tutto quello che dirò è più o meno così, vedete, sì. E allora ci sono una serie di comandi importanti. Per esempio, ora non si vede. Sì, allora ora il primo è site, cioè cerca all'interno di un dominio, cioè all'interno di un sito specifico. Poi related, questo è interessante perché se io per esempio cerco promessi sposi e invece di vederlo su rai.it lo voglio vedere su qualcos'altro, chiedo per esempio metti related con rai.it e lui andrà a cercare per esempio tutti i siti che in qualche maniera sono, come dire, certificati come rai.it e quindi mi potrebbe per esempio portare ad alcuni siti che io non conosco e sono altrettanto autorevoli. Questo è importante. Le slide non si vedono. Non si vedono le slide? No. Accidenti. Aspettate un attimo, vediamo se così si vede. Così si vede? No. Non ancora. No. Accidenti a te, perché non si vede? Prima si vedeva, ma poi... lo so, aspettate un attimo, vediamo che cosa adesso succede. Ti ho dato i pieni poteri, Andrea, quindi non posso... Era quello che d'aiuto. Non volevo, capisci? Perché adesso volevo, come dire, cercare di fare... Aspettate. No, vabbè, scherzavo, non c'entra questo problema. Non lo so, aspettate. Ok, adesso si vede. Google. Si vede? Google, sì. Si vede così? Adesso a metà. Vabbè, sentite, si vede un pezzettino o no? Sì, la parte inferiore del video, del tuo schermo. Proprio vino. Così? Perché mi dice di spostare questa finestra fuori dall'applicazione. Forse così. Prova. No, peggio. Prova ad uscire dalla condivisione e a rientrare. Sì, va bene. Interrompi condivisione. Io vi chiedo scusa, ma sono abituato non a Zoom, ma a un'altra cosa. Allora, vediamo un attimo. Condividi. Vediamo se funziona. Condividi.
Mi vede? Si vede? Sì, ora sì. Bene. Il PowerPoint, allora, si vede. Sì, PowerPoint, aspetta che facciamo presentazione dalla diapositiva corrente e vediamo se... se... Allora, comandi, vado veloce. Site all'interno di un dominio. Related, abbiamo detto che ci porta a dei siti molto simili. Link è interessante perché se io, per esempio, ho il sito della mia scuola e voglio vedere quanti siti esterni riportano il link della mia scuola, cioè dove io sono taggato in pratica in altri siti, io metto link, metto il nome della mia, del mio dominio e lui mi riporta tutti i siti che hanno al loro interno il link del mio dominio, che è una cosa interessante per vedere quanto siamo popolari, per esempio. Cache è anche un'altra cosa interessante perché dovete sapere che Google non solo ci controlla dal punto di vista di data, di grandi dati, ma tiene una cache del, per esempio, dei vari siti, soprattutto quelli più importanti. Quindi se io voglio andare a vedere com'era il mio sito 2 anni fa, probabilmente posso vederlo. È chiaro che non di tutti i siti, probabilmente dei piccoli blog personali, non ci saranno tanti, tanti dati sulla cache, ma di quelli importanti sì, ovviamente. Quindi è come dire un salto nel passato, si può andare a vedere che cosa è successo prima. E poi info e id cerca informazioni per il sito. Vado avanti. Allora, dentro la pagina web, se io sono dentro la pagina web, per esempio quella della RAI, che io vi consiglio perché, apro una parentesi, il sito della RAI è una miniera inesauribile di didattica, c'è proprio una parte del sito che si chiama RAI Scuola che è fantastica, si possono fare anche delle lezioni interattive che possono essere utilizzate nella didattica. Allora, all'interno delle varie pagine web noi abbiamo tutta una serie di comandi di ricerca specifici. Vi prego ancora di chiudere i microfoni perché sento rumore di cucina. Allora, posso cercare, se voi avete presente la struttura di una pagina web, di solito c'è un titolo, c'è un testo e poi c'è la riga dell'indirizzo che è la URL. Allora io posso cercare nel titolo, posso cercare nel testo, posso cercare nella URL. Per esempio, faccio un esempio pratico, cerco nella URL tutte le URL che hanno nella URL Promessi Sposi, vado a cercare e lui mi andrà a fare una ricerca di tutti i siti che per esempio si chiamano www.promessisposi.it. Ovviamente la cosa interessante più che altro per il titolo e per il testo, perché la URL diciamo che è quella che caratterizza il sito in sé per sé. Il titolo invece caratterizza il contenuto della pagina e il testo è il contenuto stesso. Quindi a secondo del tipo di ricerca che voglio fare, io posso andare a contestualizzare la mia ricerca in maniera più o meno precisa. Lucio, ti prego, dia a qualcuno di chiudere questo microfono, che sente qualcuno che sta spadellando. Andrea, lo sto scrivendo, ma quel qualcuno che è pure un tuo omonimo non mi sente, non legge la chat. Allora, mi dovresti ricreare host, se vai sul mio nome... Vabbè, niente, vado avanti, vabbè, non ti preoccupare, vabbè. Voglio dire, abbiamo fatto anche di peggio. Allora... questo comando che adesso vi parlo è quello che secondo me vale tutta la lezione di oggi, perché è assolutamente interessante. A me personalmente... No, aspettate che devo capire cosa... Aspettate, interrompo la comunicazione. Allora, cosa devo fare per ridarti la... Sì, se vai su Participants, accanto al mio nome, allora, clicca sul mio nome... Sei sotto come da Bicco? Come sei messo? Sì, Lucio da Bicco, Lucio da Bicco. Da Bicco, Lucio da Bicco. ABCDFG. No. Dovrei essere il primo della lista? No, sì, ok. Adesso? Ok, allora clicca sul mio nome, dovrebbe comparirti il comando more. Assegna ospite, rinomina, metti in sala. Sì, assegna host, devo diventare host. Ok. Ok, adesso prendi Andrea Sceu, sì. Mettilo nella lista dei bar. Ok. Okay.
Okay. L'abbiamo sì. Finalmente. Sì. Zittito, mi raccomando, nella pagella finale dei partecipanti metteremo un... Certo, un richiamo formale. Un richiamo formale, ritorniamo al lavoro. Okay. Vi stavo dicendo, secondo me quello che vi faccio vedere adesso è una delle... Vale quello che, insomma, il tempo che vi sto facendo perdere. Perché a me personalmente mi ha cambiato molto il modo di pensare e di cercare. E l'opzione è file type. Se voi mettete file type, due punti, è una... un'estensione, ad esempio PDF, DOC, PPT, cioè il formato dei documenti o delle presentazioni, i risultati che vi ritornano saranno solo ed esclusivamente di quel tipo. Ora, da insegnanti vi dico una cosa, è comodissimo, perché se per esempio, io sono dell'idea, guardate, che nulla si crea e nulla si distrugge, nel senso che in rete si trovano delle cose fatte benissimo da persone anche più esperte di noi, e laddove queste cose in qualche modo possono aiutarci a costruire un nostro prodotto, ovviamente fatti salvi tutti i diritti di autore, eccetera, eccetera, di questo io non parlo, parliamo di ricerche, diciamo, quotidiane. Se per esempio io devo parlare di Sacro Graal, dei Cavalieri della Tavola Rotonda e così via, e lo decido la mattina stessa prima di entrare in classe, basta che io scriva Sacro Graal, poi file type, due punti, PPT, che è l'estensione di un PowerPoint, a quel punto, cercando questo, io avrò un bel numero di presentazioni PowerPoint, solo esclusivamente presentazioni PowerPoint, già fatte, già pronte, in cui io posso andare a cercare quella che mi può aiutare, che mi può servire da modello e così via. O che posso spudoratamente copiare e utilizzare, ovviamente dicendo che l'ha fatta, per esempio, il mio caro collega Lucio Dal Picco. Però detto questo, capite bene che è interessante, perché posso fare delle ricerche mirate per tipologia. Posso cercare dei documenti doc in Word, posso cercare dei PDF, posso cercare dei PowerPoint. Non posso cercare, per esempio, gli MP3, non posso cercare i video, perché i video c'è già, tra altre cose, il motore dedicato. Vado avanti, ci sono poi una marea di altri comandi che funzionano tutti con questa sintassi, cioè il comando due punti e l'oggetto da cercare. Vado veloce perché vediamo che ore sono, ecco, è abbastanza tardi. Allora, vi stavo dicendo prima che è cambiato tutto con l'aspetto, diciamo, semantico. C'è la cosiddetta knowledge graph, cioè il grafo della conoscenza. Io posso fare domande in maniera semantica, cioè in maniera, diciamo, con la lingua parlata di tutti i giorni, e sempre di più i motori di ricerca mi capiscono. Però questa è una cosa abbastanza, diciamo, marginale in questo momento, vorrei andare avanti. Vi do un consiglio invece, a proposito delle password, io dico sempre questa cosa perché mi viene in mente con la semantica. Voi, io ormai spero di non farlo più, perché siamo molto furbi. Quando noi usiamo una password per i nostri siti, per la nostra mail, siamo molto intelligenti, perché non mettiamo i nomi dei figli. Mettiamo i nomi dei figli al contrario, oppure con la data di nascita prima, eccetera, eccetera, pensando che in questa maniera le nostre password siano inviolabili. Ovviamente la cosa non è così. Qualcuno che volesse violare le vostre password, la prima cosa che fa è andare a vedersi i vostri profili Facebook e Instagram, prendere i nomi dei vostri congiunti, usare un motore di forza bruta e nel giro di 10-15 secondi riuscire a entrare nei vostri account. Allora, la cosa che io dico sempre, invece di utilizzare le password astruse, quelle con i dollari, eccetera, eccetera, che ci fanno impazzire perché poi ci dimentichiamo il dollaro, le punte esclamative e così via, usate delle frasi semantiche che a voi vengono facili da ricordare. Se per esempio voi come password utilizzate mi piace la torta al cioccolato e pere, e al posto delle O mettete degli 0, al posto delle T mettete dei 7, al posto della E mettete dei 3, per noi è abbastanza semplice ricordarselo e scriverlo. Per il computer inizia ad essere una grande password da craccare, perché è lunga, è piena di numeri
è piena di lettere maiuscole e minuscole, se mettete la lettera maiuscola, finite anche con un bel punto esclamativo e avrete una bella password che per almeno i prossimi 12 mesi dovrebbe essere difficile da craccare per gli hacker. Allora, finisco questa parte sui comandi di Google dicendo che ovviamente ci sono una marea di cose. Per esempio, non so se lo sapete, la riga di Google di ricerca è anche una calcolatrice. Se voi scrivete 5 più 9 viene fuori il risultato. Poi potete chiedere il meteo, potete chiedere gli orari dei cinema, potete consultare Google Libri, ci sono una marea di cose interessanti. Però queste io penso che voi le sappiate già, visto che siete degli abitué. L'ultima cosa che volevo dirvi di questi comandi è che possono essere utilizzati in maniera combinata. Che cosa vuol dire questo? Ora ve lo dico da musicista, visto che c'è anche qualche collega musicista fra di noi. Allora, io qualche volta cerco degli spartiti e vedo, per esempio, che per puro caso vado a finire su uno spartito che mi interessa. Allora, che cosa faccio di solito? Vedo il sito, vado nel sito per vedere se riesco a trovare qualcos'altro che mi interessa. E il sito mi dice no, questa parte qua è una parte riservata. C'ero arrivato tramite il motore di ricerca, perché ogni tanto i motori di ricerca saltano i cancelli, no? Vanno a cercarsi nelle pagine direttamente. Allora io mi sono chiesto, ma è possibile in qualche modo saltare i cancelli anche in questa maniera? Cioè, se io so qual è il sito e cerco qualcosa che mi interessa e non ho, diciamo, la possibilità di entrare nell'area riservata. E ovviamente sì, perché molti siti sono fatti in questa maniera. C'è un viale che porta verso il sito, a metà del viale c'è un grandissimo cancello blindato, però a destra e a sinistra di questo cancello non c'è niente altro. Basta uscire dal viale, farsi un pezzettino nel prato, girare intorno al cancello ed entrare nel sito. Ora, io non so se questa cosa non è obiettivamente una cosa molto corretta, però ad esempio può servire se io trovo un sito, per esempio ci sono tanti siti corali, io mi occupo di musica corale, molto spesso ho trovato degli spartiti interessanti come mettendo site, due punti, il nome del sito e poi file type, cioè tipo di tipologia del file, due punti PDF. Che cosa fa il Google? Va dentro quel sito e mi cerca tutti i file PDF contenuti nel sito. Non gli interessa se sono in area privata o non privata, a meno che, diciamo, chi ha fatto il sito non li abbia chiusi proprio in una scatola. Ma questa cosa spesse volte non è così. Quindi che cosa vuol dire? Che io posso andare a cercare anche dati che difficilmente si trovano con una ricerca di questo tipo. Io ho fatto sempre questo esempio, vediamo se riesco in qualche modo a... Aspettate. Poi lo troverete nel file che vi do. Questa riga che vi ho messo, che cosa fa? Va a vedersi tutte le pagine dei siti che si chiamano index of. Dovete sapere che chi programma in HTML, che è il linguaggio di programmazione dei siti, fa sempre una pagina che si chiama indice. Molto banalmente serve a smistare attraverso questa pagina smista sulle altre pagine, e ci sono tutti i contenuti. Allora, che cosa ho fatto? Gli ho detto vai a vedere nel titolo della pagina, c'è scritto index of, guarda questi tipi di file, cerca il testo Beatles, poi vai a vedere gli ultimi last modified, cioè l'ultima pagina fatta, e fammi vedere questa pagina. In pratica cosa succede? Voi provate a farlo, va a vedersi in tutti i siti che trattano dei Beatles quella pagina in cui ci sono i file MP3 dei Beatles. Quindi quando voi andrete a cliccare questa cosa, troverete decine e decine di pagine con tutti i file dei Beatles pronti ad essere ascoltati, cliccandoci sopra. Dico, chi vuole approfondire questa cosa, troverà moltissimo sulla rete. Vi dico solamente che siamo al limite della legalità, nel senso che non che sia illegale, perché se il sito è aperto si può entrare, però ci si potrebbe imbattere in qualche sito privato, nel senso laddove, o anche in qualche sito non solo privato, nel senso di aperto a pochi, ma proprio personale. Perché noi molto spesso abbiamo dei nostri siti, ci mettiamo nei nostri dati e non siamo capaci di adeguatamente proteggerli. Chiudo la parte relativa al
alla, come si chiama, alla ricerca, e vado molto velocemente riguardo ai repository, che interessa sicuramente anche molto, molto gli insegnanti presenti oggi qui con noi. Allora, perché ho messo insieme le due cose? Perché ovviamente non è tanto oggi, non vi voglio parlare tanto dei repository didattici, perché guardate, basta fare una ricerca in rete, ne trovate decine. Il problema secondo me è proprio quello di quintessenziale, cioè quello di sintetizzare le cose che ci interessano. Quindi la mia proposta è, da dirigente scolastico e da formatore, cercate di aprire un repository nella vostra scuola. Che cos'è un repository? Il repository è molto banalmente un archivio, però non è un archivio punto e basta, è un archivio ragionato. È un archivio nel quale io trovo una serie di link che mi possono servire, ma non il link e basta, trovo anche una piccola descrizione di quello che vado a cercare. Questo è fondamentale perché ovviamente non posso andare, sono talmente tanti, cioè, certo lo posso fare, ma perderei un sacco di tempo. Quindi perché ho fatto questa connessione? Perché cercare bene in rete, cercare le risorse che ci interessano, costruire un repository e metterlo nel canale della mia scuola. Perché c'è veramente, secondo me, troppa roba. È un po' la stessa cosa che dicevo molto da molti anni noi nel MED. Non cerchiamo di inseguire l'ultima novità in quanto app, in quanto programma, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo utilizzare le applicazioni, l'informatica, funzionalmente ai nostri bisogni. È chiaro che magari esistono cose nuove che ci danno delle opzioni in più, però guardate, imparare a utilizzare bene un programma comporta una formazione, comporta un dispendio di tempo, e il tempo tenete conto che è la cosa più importante che noi insegnanti abbiamo in questo momento. Ne abbiamo troppo poco. Quindi se investite bene, investite con intelligenza. Un repository serve proprio a questo. Serve soprattutto ad aprire la mente al fatto che non siamo delle monadi e ognuno di noi lavora chiuso nella sua classe. Noi tramite un repository possiamo condividere con i nostri colleghi ed eventualmente migliorare quello che sappiamo. Allora, che cos'è un repository? Ve l'ho detto, ve ne suggerisco alcuni, li troverete. Per esempio, scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia è misconosciuta, messa sempre come ultima ruota del carro, e in questo momento sicuramente uno dei motori trainanti della scuola. Io devo fare, ci tengo a farlo anche qui, che è un posto magari fuori dalle mie solite piazze. Io per esempio quest'anno ho avuto un punto di forza grandissimo negli insegnanti. Io sono un dirigente scolastico, la mia è una scuola primaria e ha anche le 17 sezioni dell'infanzia, e praticamente le maestre dell'infanzia sono state straordinarie nel momento in cui hanno dovuto implementare la DAD, perché si sono inventate delle attività incredibili, delle attività non solo con i bambini ma soprattutto con i genitori. Ecco, probabilmente tutta una serie di idee possono essere prese per esempio da questo sito che si chiama Dada Pasticciona. Non vi fate come dire, ingannare dall'approccio, diciamo, infantile. È un bellissimo blog. Poi, scuola primaria ce ne sono tantissimi, alcuni sono famosi, li conoscerete sicuramente. C'è quello di Roberto Scorrocchini, poi c'è didattica matematica della primaria. Io sono un fautore dell'insegnamento delle discipline scientifiche, nonostante io sia un filosofo. E poi, insomma, poi li vedete, questi ce ne sono tanti, questi che vi ho fatto vedere, che vi propongo io, sono visti da me e usati anche da me. Ce n'è uno molto bello che è l'ultimo, che è della mia amica la maestra Limone, che si chiama Siete pronti a navigare.it, che può essere utilizzato anche per la scuola media. Scuola media c'è uno che io amo moltissimo, che è un sito in inglese per l'inglese, si chiama Teacher, che è un gioco di parole tra teacher e ti insegno, yes, ed è anche questo un repository incredibile di esercizi, di filmati di lingua inglese. E poi c'è il classico, che sicuramente conoscete quasi tutti, che è risorsedidattiche.net. Vi devo dire che ho cercato sempre anche dei motori di ricerca dedicati alla didattica. Qualcuno ce n'è, ma vi devo dire che non sono un granché, quindi preferisco non parlarvene, perché non esiste in realtà
che, almeno che io sappia, attenzione, io non sono onnisciente, quindi può essere che qualcuno di voi lo sappia, allora in questo caso gli daremo la parola. Però in generale non esistono siti dedicati alla ricerca mirata sulla didattica. Ci sono dei motori di ricerca, non siti, siti ce n'è a IOSA, dei motori di ricerca. Poi scuola superiore, questo è un mio feticcio, cioè io amo Gianfranco Marini, che è un mio collega di filosofia che insegna in Sardegna, è uno dei pionieri di questo tipo di didattica, con le tecnologie. Diciamo che il suo blog è una miniera inesauribile. Io ho messo scuola superiore perché lui insegna filosofia alle superiori, però in realtà si trova di tutto, si trova metodologia, si trovano riflessioni, ha anche un canale YouTube in cui fa dei tutorial veramente giusti, che non sono pedissequi, non sono invece ellittici, nel senso che spiega il giusto e dà per scontate le cose che sarebbe inutile magari ribadire in maniera e rendere poi il tutorial noioso. Quindi queste sono le cose che i pochi siti che vi volevo proporre. Allora, invece la mia proposta, e mi mancano 10 minuti, credo, sì, esatto, 9. Allora, come fare un repository nella mia scuola? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto, ci vuole un DS che lo voglia fare, ma di solito i DS noi non rompiamo troppo le scatole nel momento in cui qualcuno lo vuole fare e vediamo che può essere una cosa utile. L'importante è trovare qualcuno che lo voglia fare, e questo qualcuno, scusatemi, non può essere uno. Non può essere una sola persona, deve essere un gruppo. Io penso ovviamente all'animatore digitale, ma non necessariamente all'animatore digitale, al team digitale. Io penso che fare un repository non sia tecnicamente impossibile. Ci vuole un know-how che, come dico sempre nei corsi di formazione che faccio ai docenti, è un know-how assolutamente imprescindibile, che è quello di saper insegnare. E non è l'uso delle tecnologie, ma è quello di sapere che cosa fare, cosa cercare, eccetera, eccetera. Questo prescinde da qualsiasi competenza tecnologica. È una cosa che gli insegnanti dovrebbero avere. Quindi, quali sono gli elementi da condividere? A chi voglio condividere, per esempio? Voglio fare un repository per i miei colleghi? Voglio fare un repository per i ragazzi? Voglio fare un repository per le famiglie? Perché guardate, apro una parentesi importante, mai come adesso con la DAD le famiglie sono entrate anche in maniera un po' invasiva, diciamocelo chiaramente, nella gestione della classe. Io ho dovuto fare diverse comunicazioni alle famiglie e non sempre sono riuscite, come dire, a tamponare o a risolvere i problemi. Perché ovviamente, soprattutto nella scuola primaria, la presenza dei genitori è fondamentale accanto ai bambini. Quindi, a chi voglio rivolgere questo repository? Può essere scelto, insomma, in maniera abbastanza complessa. Poi, come catalogo gli elementi? Perché vedete, il problema, come dicevo prima, in questo momento non è tanto cercare qualcosa, ma riuscire a trovare qualcosa, perché c'è troppa roba. Uno degli elementi che veniva fuori, per esempio, una cosa che non c'entra niente, Kahoot. Io per molti anni ho portato Kahoot come novità. Mi ricordo che sei anni fa lo portai qui alla Summer, allora era, diciamo, quasi una novità, ora lo conosciamo tutti, però ultimamente io mi ricordo che quando ho iniziato a usare Kahoot c'erano 200.000 Kahoot, l'ultima volta ce n'erano diversi milioni di Kahoot, perché ovviamente tutti provano a farli, tutti ci giocano, tutti li utilizzano. Allora, in questo momento, quando ci sono milioni di Kahoot, se ne voglio trovare qualcuno che mi interessa, come faccio? Loro hanno messo come metodologia gli hashtag, che sono un modo di catalogare. E io quando faccio i corsi su Kahoot dico sempre, attenzione, non sottovalutate questo fatto, perché per trovare il vostro Kahoot, una cosa è trovare un Kahoot tra 200.000 Kahoot, una cosa è trovare un Kahoot tra 200 milioni di Kahoot. Non penso che siano arrivati a 200 milioni, ma a qualche decina di milioni sì. Quindi capite bene che in questo momento taggare, cioè catalogare in questa biblioteca di Babele, diventa uno dei momenti fondamentali. Quindi quando io catalogo dico, per esempio, scuola primaria, oppure posso dire prima della scuola primaria, oppure posso dire matematica,
della scuola primaria, oppure posso mettere aritmetica, cioè posso via via sempre, come dire, entrare nel particolare. Più riesco a fare questo lavoro di catalogazione, più mirato e più aiuto darò a chi poi va a cercare queste cose. Poi, descrivere i contenuti, un minimo. Quando andrai ad aprire questa cosa, troverai questo, questo e quest'altro. Troverai, per esempio, un materiale raw, un materiale grezzo, che sarai tu poi a finalizzare. Oppure troverai un'attività descritta nei minimi particolari. Oppure troverai un esercizio. Oppure troverai dei contenuti che ti aiuteranno, dei contenuti mediali. Cioè, una volta che io ho la descrizione, posso andare anche lì molto velocemente e posso, come dire, ottimizzare il tempo. Poi devo capire come condividerlo. Allora, molto semplicemente, il mezzo più semplice è quello di, per esempio, darlo a chi gestisce il sito e metterlo sul sito. Però posso decidere, per esempio, di metterlo nelle piattaforme, perché ormai tutte le scuole, causa Covid, hanno delle piattaforme. Quindi, oppure posso metterlo in un cloud a parte, posso fare un canale. Posso fare un canale, oppure posso, su YouTube, se ho prevalentemente dei video. Posso, per esempio, fare un gruppo su Google. Bisognerebbe fare un approfondimento sui gruppi Google, che è una cosa interessantissima, ma non in questa sala, magari nella prossima. Allora, finisco, così vi lascio questi pochi minuti, ahimè, per fare qualche interazione con voi. Come organizzare un repository? Innanzitutto deve passare dal collegio dei docenti. Innanzitutto deve essere previsto dal fondo d'istituto, almeno forfettariamente, una ricompensa al lavoro, perché il lavoro non è tanto quello di implementare un repository, perché fare una stanza, una cartella Drive o metterla sul sito non è una cosa troppo complicata né troppo onerosa. Il problema è, per esempio, formare i miei docenti a gestire questo sito, dedicare un tempo necessario, perché ovviamente non basta mettere i contenuti una volta per tutti, questi contenuti in qualche modo vanno rinfrescati, vanno in qualche modo aumentati, qualche cosa non servirà più, andrà tolto, cioè la gestione del sito, e non deve essere questa cosa messa in capo all'animatore digitale, secondo me, perché soprattutto in questo periodo l'animatore ha molte cose da fare. Ecco, tutto questo ci porta a un'idea che è quella di una scuola che in qualche modo si è abituata a condividere, perché laddove c'è, diciamo, l'insegnante chiuso nella sua classe, non possiamo lavorare, cioè non possiamo in qualche modo avere un successo in questo senso, in questo modo di operare. Chiudo la condivisione, aspettate, forse c'è un'altra cosa. Anzi, c'era grazie all'attenzione e la mia mail, che era andrea.fossati@gmail.it. Senza saperlo, perché non vedevo chi fosse presente, vedo il mio animatore digitale presente, quindi quello che ho detto non l'ho detto perché c'era lui, non lo sapevo che c'era. Lucio, io ho finito, se vogliamo chiedere qualche domanda, insomma, se c'è qualcuno che vuole domandare qualcosa, sono a disposizione, abbiamo un minuto abbondante. Grazie Andrea, c'è Raffaella in chat che qualche minuto fa ha scritto: ci fai vedere un esempio in diretta? Si riferiva, lo ha scritto quando tu ti eri soffermato sull'esempio delle tue ricerche musicali, quindi sulla parte precedente la repository. Allora, se avete la pazienza, sì, ci penso subito. Aspettate un attimo, vediamo se ce la faccio. Raffaella può anche intervenire per specificare la sua richiesta, chiaramente. No, l'ho capito, era curiosa per vedere se funziona quella cosa dei Beatles, è un classico. Allora, vediamo se ce la faccio, ve la faccio vedere subito. Andrea, ciao, volevo che ci mostrassi un po' quel metodo, la 007, per entrare. Va bene, vediamo se ce la faccio, vi faccio vedere. Allora, intanto condividi schermo, eccolo qua, vediamo se funziona. Lo vedete? Sta partendo, c'è ancora i Promessi Sposi. Sì, no, ma io okay. Sopra, vedete, mi sono copiato quella stringa che vi dicevo, dei vari comandi messi uno dietro l'altro, no? Cioè, perché i comandi possono essere messi in serie. E allora gli ho detto, vammi a vedere le in title, non so se si vede bene, vediamo se riesco a...
Ecco, ve lo faccio vedere. Sì, adesso sì. In title index op, poi togli meno, cioè meno file type HTM, meno file type eccetera eccetera. Poi ho detto in text Beatles. Andiamo a cercare e vediamo cosa succede. Prendo il primo. Non so se si sente. La Marsigliese. Sì. Ecco. Ah, sì, io qua, sì, come vedete, ho tutte le canzoni dei Beatles. Ora, io consiglio sempre di farsi un abbonamento a Spotify, che è molto più comodo. Però, voi immaginate, invece di mettere Beatles, potrei mettere altre cose che mi interessano. E quindi, in qualche modo andare a cercare esattamente quello che voglio. C'è stato un periodo in cui tutti si leggevano i giornali gratis, finché poi finalmente la Guardia di Finanza non è intervenuta. Dico, questo è un borderline, Raffaella e tutti, ve lo sto dicendo, dovete stare attenti a quello che si può fare e a quello che non si può fare in rete. Però capite bene che non è così difficile aggirare i cancelli. È ovvio che dipende dal tipo di sito, dipende da chi ha messo in linea qualcosa e così via, insomma. Diciamo che c'è ancora un pochettino di ignoranza rispetto al cosiddetto common creative, nel senso che è chiaro che i contenuti che sono coperti da copyright non possono essere fruiti in maniera così libera. E questa cosa non sempre passa attraverso anche l'educazione dei docenti. Ecco, tutto qua. Lucio. Grazie. Non so se hai letto che Assunta ha scritto ha illuminato la mia giornata digitale. Bellissimo. Mentre Emanuela... Mi sembra eccessivo, ma comunque vi ringrazio. Insomma. Emanuela chiede di scrivere in chat, di riportare in chat la stringa. Certo, perché Emanuela Fanelli è un hacker, diciamo, in Vectore. La conosci bene? Certo che la conosco. Okay. Allora, ve l'ho messa, però sì. Laddove in text mettete Beatles, mettete altre cose. Tenete conto che si può in qualche modo anche raffinare, va bene? Quest'anno vi devo dire una cosa, che nella segreteria del MED va di moda il lovo. Ogni volta che faccio qualcosa mi mandano una mail di risposta dicendo ti lovo. Questa cosa mi fa un po' specie. Va bene, io avrei finito. Sì, se ci sono domande. Sono molto contento del numero delle persone. Perché, sì, infatti è andato crescendo. Onestamente vedo che rispetto al... In effetti, io lo dicevo l'altra volta in una riunione di colleghi, noi abbiamo fatto, dovete sapere che stiamo pensando di fare la formazione in rete, perché lo Stato ha pensato bene di ridividere alle scuole le quote per fare la formazione dei docenti, il che ogni scuola vuol dire che ha la possibilità di fare un solo corso. Allora, tutte le scuole vicinore della mia zona, ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto una rete di scopo e ogni scuola organizza un corso. Col fatto che questo corso è online, o può essere online, si annulla la distanza chilometrica, il che non è poco, il che vuol dire che se io trovo un bellissimo corso a 30 chilometri di distanza dalla mia scuola, lo posso fare. E molto spesso questi corsi per altre cose sono in qualche modo abbastanza, diciamo, mirati, nel senso che posso fare delle cose molto tecniche. Non per fare una lode al mio allenatore digitale che è qua, ma lui è stato uno dei precursori di questa cosa e abbiamo lavorato molto bene. C'è di contro che in questo momento io potrei abbracciarmi Raffaella Peroni, cosa che vorrei fare in maniera impellente, ma non lo posso fare perché ovviamente manca quell'aspetto che è fondamentale, no? Dico Raffaella perché è un'amica che non tesoro, vedo tesoro, anch'io ti abbraccerei tantissimo, vedete, che è un'amica che non vedo da anni, oppure dare una pacca sulla spalla a Nino Faro che mi sta guardando con aria sornione come tipico suo, cioè in realtà ci manca questo aspetto che è fondamentale. Però vabbè, ne faremo una ragione per il momento. Quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
Bene, allora se non ci sono molti altre di voi domande... non potrebbero essere stati presenti, come dice qualcuno. Come? Giovanna scrive, io però non avrei potuto partecipare in presenza, perché ovviamente ah. la scuola fatta in presenza, la Summer School, ha un qualcosa di magico, che è fatto anche dall'aperitivo fatto insieme, la sera, il giro che si fa, si faceva a Lucca per vedere le chiese di Lucca, il giro la mattina presto sulle mura che si faceva con Maria, insomma, ci sono i pro e ci sono i contro. Vi devo dire che l'aspetto materiale mi manca moltissimo. Io vi ringrazio. Grazie a te Andrea. E alla prossima. Grazie. Continuiamo a vederci nei prossimi giorni. Tanti ovviamente, saluti a tutti ovviamente. E a domani. E vi lascio in chat la mia mail just in case, va bene? Ok. Ok. Sono diventato bravissimo a utilizzare il computer nonostante il radio fratturato. Allora, ecco qua. Ammappete. È capitato. Allora, Gmail. Ma è capitato usando il computer? Spero di no. No, mi sono rotto il radio per non cadere. Ah, ok. Per non inciampare sono andato a sbattere con la mano, col braccio e mi sono rotto il radio. Va bene, arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Grazie.